Buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento con Pane a Tutto Basket. Martedì sera, ore 21, GRP2, diretta streaming su GRP2, canale di GRP TV. E, che dire, un'altra puntata ricca di avvenimenti. Appena finita oggi pomeriggio la prima partita di Euro Challenge anche di Biel, quindi avremo modo di commentare anche questo evento appena arrivato. Sentiremo le condizioni di Stefano Mancinelli dopo l'intervento di oggi in diretta, ce ne parlerà il direttore sportivo Renato Pasquali e poi commenteremo le partite di domenica, le prossime, andremo a conoscere la società ospite e tutti i numerosi ospiti che come sempre abbiamo qui in studio con noi. Passo immediatamente a presentarvi prima della sigla ed inizierei, non per cavalleria, ma perché è una delle promesse della pallacanestro azzurra Moncalieri di quest'anno, Elisabetta Penz. Ciao. Benvenuta con noi. A fianco a lei uno dei giocatori, uno dei volti del Custorino, anche qui un'annata un po' particolare, quella del Custo, avremo modo di parlarne, e ci è venuto a raccontare come è andata la partita di domenica, Claudio Maino. Buonasera. Poi la società ospite questa sera è il Pio Sasco, una delle società storiche, possiamo dire, che è, e possiamo ancora dire, una chicca, una curiosità, è la società che ha in mano ancora i diritti dell'Auxilium Torino, no? Possiamo dirlo. Avremo con noi a parlarne, ovviamente, il presidente Giovanni Persico. Buonasera a tutti. E qua la curva si scalda, eh? Si vede subito che siamo di parte con gli applausi. Per l'angolo del CNA, una delle rubriche che quest'anno fortemente è stata voluta proprio per dare modo agli spettatori di imparare a conoscere quelli che sono. L'anno scorso abbiamo conosciuto gli arbitri, quest'anno impariamo a conoscere cosa succede sul campo, i giochi, le difese e via dicendo. Stasera a parlarne con noi uno degli allenatori CNA più esperti, uno tra i più in gamba sicuramente, Angelo Bianco. E poi, come sempre, una delle firme giornalistiche per raccontarci un po' dal punto di vista del giornalista puro che segue la pallacanestro, qual è la situazione nelle squadre e che cosa è successo nelle recenti partite. Con noi Sandro Gibellino della Nuova Periferia. Buonasera. Bene, e adesso ci vediamo la sigla, poi passo a presentarvi i miei fidi condottieri della trasmissione, quindi sigla e poi subito in studio. Questa trasmissione va avanti con tutta l'organizzazione, regia, camera, e tutto, ma non potrei portare avanti tutte le rubriche senza i miei ormai fedelissimi collaboratori. Stasera poi abbiamo la chicca, come sempre, una settimana sì e una no, godiamo anche del panorama di Davide Rosa e Daily Basket. Buonasera a tutti. E poi alla mia destra, per cuore giallo-blu, la coppia di ferro, Fabrizio Regruto e Annalisa Pesando. Buonasera, io sono fortunato che ce l'ho anche di fronte Davide Rosa, Eh quindi me sì, lo dai, godo proprio te lo puoi bene. godere tutta la puntata, sei fortunatissimo. Bene, in attesa della telefonata di Renato Pasquali, che arriverà tra poco, cominciamo a vedere cosa è successo nell'ultima domenica nel campionato di serie A2 Gold. Andiamo a vederlo con la grafica, intanto io me lo vado a leggere qui. Dunque, cosa è successo? È successo che l'Angelico Biella ha vinto contro Casal Fusterlengo, dando il secondo dispiacere consecutivo agli amici della Sigeco, perché avevano appena perso la domenica prima, la settimana prima con Torino, e hanno perso poi a seguire contro Biella. Casale invece perde una partita, anche qui sembrava quasi fatta a un certo punto, ma poi il rush finale di Brescia ha fatto sì che la centrale del latte portasse a casa i 2 punti. Torino vince in casa con Forlì, una bella partita, una prestazione formidabile di uno dei sudamericani, in particolare Lewis, che ha fatto 38 punti con 10 su 14 da 3, quindi realizzando veramente una prestazione da incorniciare per Torino che, lo ricordiamo, domani sera avrà uno dei primi recuperi con Brescia, scusate, in casa.
In virtù dei risultati di questo fine settimana, vediamo che in classifica Verona mantiene la vetta a punteggio pieno, quindi 6 vittorie su 6, ma ben si comportano le piemontesi che hanno recuperato in classifica, in particolare Casale e Biella che si portano 8 punti, seppur a pari merito con Brescia e Agrigento. Torino risulta in questo momento al 10° posto, ma per una classifica che deve ancora vederla recuperare 2 partite, quindi virtualmente dovesse vincere si porterebbe anch'essa a 8 punti, ma questo lo vedremo dopo che avrà giocato. Andiamo a vedere cosa è successo invece in Lega Silver, dove ahimè le piemontesi non si comportano molto bene, perché Dertona perde fuori casa contro Legnano e Tortona invece non riesce ancora a, nonostante i due americani continuino a fare delle belle giocate, delle belle prestazioni, non riescono a portare a casa i 2 punti e quindi si fermano in casa contro la Viola Reggio Calabria per 72-81. In virtù di questo la classifica della serie A2 Silver, ve la vado subito a dire, vede comunque la Paffoni che mantiene la terza posizione a 8 punti dietro Ravenna e poi al primo posto contro la prima classifica Treviso di un ex in terra piemontese Pillastrini, eletto anche tra l'altro, notizia di oggi, allenatore del mese. Mentre invece purtroppo gli amici di Orsi, Dertona, Tortona rimangono come fanalino di coda all'ultimo posto in compagnia di Piacenza e Roseto, con la speranza che si possano riprendere al più presto. Quindi aspettiamo che ci sia collegamento telefonico con Renato Pasquali. In attesa di questo direi di cominciare a commentare le partite di Silver. Lo facciamo con Dertona, Tortona e lo facciamo con Fabrizio Regruto. Fabrizio, allora, non riusciamo a decollare con questo Dertona? No, non è andata bene e secondo me si iniziano a aprire anche un pochino di malumori anche proprio in famiglia, come spesso succede quando i risultati non vengono. Infatti inizia ad esserci un po' di malumori, diciamo, dell'ambiente, forse anche verso Demi Scavina. L'allenatore è venuto con grandi credenziali, è venuto da Napoli per fare un ottimo lavoro, è un ottimo allenatore, però evidentemente in questo maledetto mondo i risultati sono fondamentali. In questo caso Dertona non riesce a cogliere finalmente una vittoria che aspettano da un po', continua la sua striscia negativa, perde in casa con Reggio Calabria. Non è così scontato battere Reggio Calabria, soprattutto quest'anno, una squadra veramente molto forte, ben allenata e con un Deloa che è veramente in forma strepitosa, che ne mette 27. Le buone notizie sono il rientro di Gioria che ne fa subito 11 e il rientro del giovane Riva. Però evidentemente qualche problema c'è, perché la partita non c'è mai stata, nel senso che comunque, tolto i minuti iniziali, non ha mai dato l'impressione di poter vincere e quindi alla fine poco a poco ha iniziato a prendere margine e la squadra di coach Benedetto si è portato via i 2 punti, purtroppo. Sì, è un vero peccato, perché comunque la squadra, secondo, come diciamo sempre, c'è adesso. Tra l'altro questa sera non ci sono stati dei problemi proprio societari, perché hanno avuto una riunione speciale in virtù di quello che sta succedendo, ma saranno con noi la prossima settimana qui a Pane a Tutto Basket e li chiederemo di persona, sperando che possano venire a commentare il primo risultato positivo. Allora, al di là di tutto, a parte che il nervosismo si evince anche dalle basse percentuali, soprattutto da 3, Tavernari è stato il miglior realizzatore, ne ha messi 17, ma ha tirato tutto quello che poteva tirare, nel senso, quindi, e quando è proprio il classico caso di nervosismo quando i risultati non vengono, e quindi bisogna effettivamente cercare di porre rimedio. Oltre al discorso allenatore, si parlava anche di tornare sul mercato, perché probabilmente forse la panchina non è così lunga, come un quintetto eccezionale a mio modo di vedere, molto buono, però probabilmente nelle rotazioni un qualcosa si perde. Un po' al contrario. Bene, invitiamo invece a vedere cosa è successo a Domegna. Anche qui la squadra di Domegna, dopo 2 belle vittorie, sembrava avesse preso il passo giusto, ma invece cosa è successo, Davide? Raccontacelo un po'. Ma sostanzialmente anche il punteggio è un po' bugiardo, nel senso che Legnano ha meritato di vincere, come ha dichiarato anche il coach Domegna a fine partita. Omegna ha inseguito tutto il tempo, nel secondo quarto c'era un divario anche di 17 punti, poi è riuscito a recuperare, ha avuto dei problemi tattici, perché l'uscita per falli di Cribali, che comunque aveva segnato 18 punti fino a quel momento, ha permesso a Legnano di giocare con lunghi più perimetrali, ha costretto Omegna a giocare con i 5 piccoli, ed è stato il momento in cui Di Bella ha preso in mano un po' la partita e ha scavato il solco. Nell'inizio del terzo quarto hanno preso un buon vantaggio e all'inizio del quarto quarto hanno ripreso un buon vantaggio e l'hanno portato fino alla fine. C'è anche da registrare un leggero infortunio di Ennuzzi, che ha segnato 10 punti alla fine della partita e è anche rientrato, però probabilmente aveva qualche problema fisico, non è riuscito a incidere più di tanto.
Un'altra nota interessante è stato il ritorno di Tavernelli a Legnano. Lui era stato protagonista della promozione di Legnano l'anno scorso, è stato tenuto molto bene dalla difesa di casa ed è stato tenuto a soli 6 punti. Per Omegna il migliore in campo è stato Devon Sedler, che ha segnato 21 punti ed è stato probabilmente l'unico che ha tirato con delle percentuali accettabili, perché poi il resto della squadra ha tirato molto male, sia da 2 che da 3. Peccato, perché anche Omegna comunque è una squadra ben allestita, potrebbe sicuramente dire la sua nel campionato. Speriamo si riescano a riprendere più presto, soprattutto in virtù del fatto che hanno un girone di Silver che è importante, no Davide? Sì, e possono comunque anche recuperare, perché adesso nell'ultima partita non ha giocato bene Conger, che è comunque un'arma importante per Omegna. Stanno ancora cercando la quadra, probabilmente gli equilibri di squadra giusti per riuscire a salire in alto. Comunque la squadra è ben allestita. Bene, quindi dopo questo focus sul campionato di Silver entreremo adesso poi a gamba tesa sul campionato di Gold con gli ospiti in studio. Ci guardiamo un attimo solo uno dei nostri sponsor, il ristorante Fanfaron, dove è inutile dirlo, è il posto dove si mangia meglio a Torino. Fanfaron. Le Fanfaron Bistrò, in centro Torino, è una trattoria amichevole ed accogliente che propone cucina piemontese, raclette, bagna cauda, fonduta, menù per vegetariani e celiaci e dolci casalinghi. Le Fanfaron Bistrò ti aspetta in via Piave 5 a Torino. Bene, bentornati in studio. Allora, un applauso di rientro da parte del nostro caldo pubblico. Allora, Renato Pasquali, stiamo cercando ancora di contattarlo, vedremo se riusciremo a contattarlo durante la trasmissione. Sicuro è che l'intervento a Mancinelli è andato bene, questo riporta il sito, queste sono le informazioni che abbiamo qui noi, quindi siamo molto contenti per Stefano, lo salutiamo e lo abbracciamo e siamo sicuri che la voglia del suo di giocare farà in modo che possa rientrare in campo più presto possibile. Detto questo, andiamo ad analizzare invece le due partite di Casale e di Biella. Allora, io inizierei in attesa anche qui della telefonata di Gianni D'Adamo, che ci parlerà di Biella, non solo della partita di domenica ma anche di quella appena giocata oggi. Andiamo a vedere cosa è successo a Casale, dove Casale, appunto, dicevamo, giocava in casa contro Brescia, è stata in vantaggio per gran parte della partita e poi c'è stato lo sgambetto di Brescia, che è riuscito a portarsi avanti e a chiudere poi 3 punti. E sappiamo che Brescia è una squadra molto forte, domani sera infatti anche qui a Torino credo che si presenterà col coltello fra i denti, perché potenzialmente vincendo il recupero potrebbe andare poi prima in classifica e a punteggio pieno insieme a Venezia. Con Verona, scusate. Una cosa molto importante è che comunque Casale ha dato segni di grande compattezza, di grande voglia di giocare tutti insieme come sempre, non ci sono giocatori che fanno particolarmente i protagonisti. Fabrizio? No, diciamo, su Casale? Su Casale Brescia sicuramente era la partita di cartello, l'avevamo detto anche nel TG. Hanno deluso i due, diciamo, rispetto al solito, i Bromley e Nelson, che sono i due americani che hanno fatto benissimo per Brescia. Invece è stato strepitoso l'italo spagnolo Fernandez, che ha portato Brescia in finale nell'epica finale con Pistoia anni fa. E Brescia, anche con questo innesto, con questo suo ritorno di forma dopo il rientro dalla Serie 1, è sicuramente una seria candidata. Ricordiamo che Brescia non ne ha perso neanche una partita, quindi virtualmente potrebbe essere, diciamo, prima in testa. Una curiosità, volevo dire, a parte i 22 punti di Martinoni, anche la nuova idea di presentazione di Casale delle formazioni in campo, che è un video molto accattivante, una specie di H virtuale, sì, hanno con fatto musica, molto... è molto, molto carina e molto coinvolgente. Una novità come la JTV, un'altra novità che viene da Casale. No, ma oltretutto poi anche le cheerleaders stanno facendo molto per il pubblico, per portare ovviamente a trarre sempre di più il pubblico del palazzetto, e fanno molto bene perché sono veramente una società meglio organizzata su quel punto di vista. Angelo, seguendo un po' il campionato così di Gold, che è un campionato di altissimo livello tra l'altro, come ti è sembrato fino adesso l'andamento di Casale? Io non sono un grande esperto di Lega Gold, però mi sembra di capire che possa essere un po' considerata la squadra rivelazione, perché è partita, mi pare, a basso budget, senza grossi investimenti, con aria un po' di ridimensionamento, con un allenatore molto giovane, tra l'altro poco conosciuto,
ed è lì, è seconda in classifica, quindi fa giocare italiani, fa giocare giovani, mi sembra molto un lavoro ben fatto fino adesso. Insomma. Sì, sicuramente una delle squadre che è partita col piede giusto e, come dicevi, è in mano a un bravissimo allenatore, Marco Ramondino, che aveva fatto benissimo l'anno scorso a Veroli e si sta confermando allenatore di grande spessore. E, Alessandro, invece tu come in questo momento, adesso poi ci parlerai dei dettagli di Torino, ma la situazione della Gold come la vedi per quello che riguarda le piemontesi? Ma molto, molto equilibrata, a dire la verità. Casale è partita benissimo, è quella che ha sorpreso di più al momento. Biella la conosciamo, fa un gioco molto atletico. Torino siamo in attesa di scoprirla dopo una partenza un po' difficile. Dopo aver visto quello che può potenzialmente esprimere in partita, in attacco, per quello che sa fare, anche se siamo in attesa di vederla al completo. Esatto, ma Torino al completo quest'anno non si riesce ancora a vederla qua dal Piemonte, perché comunque neanche il tempo di iniziare a recuperare Amoroso, che adesso appunto c'è Mancinelli fuori gioco, e comunque una situazione di infortuni che ha pesato parecchio sull'avvio della stagione di Torino, che però secondo me può mettersi in quadro e dire poi bene la sua. Ma andremo a parlare dopo sulle immagini della partita. Veniamo invece a parlare della partita di Biella. Tra l'altro stasera col telefono non siamo fortunati, perché D'Adamo credo che sia ancora in quel di Helsinki, la partita appena finita, quindi ci saranno sicuramente delle difficoltà a prendere la linea, ma appena ci sarà il collegamento la regia tanto ce lo comunicherà e faremo commentare anche Gianni. Andiamo a commentare però invece la partita di domenica. Davide, che partita è stata quella di Biella? Ma è stata una partita abbastanza dura, nel senso che Casalpostalengo non è una squadra così forte come abbiamo visto anche in passato, però è partita molto forte e ha preso un bel vantaggio all'inizio, poi Biella comunque con la difesa è riuscita a tenere per due quarti sotto 10 punti gli avversari, quindi è riuscita a far sua la gara diciamo abbastanza agevolmente. A me continua a piacere molto la Quintana, io so che tu non sei Fabrizio, io che io non, sì, è, non sì, è appassionato sì. della Quintana, però mi piace molto perché sta prendendo... messi 15 stasera però a Delsi. Appunto, sta prendendo in mano la squadra con una buona faccia tosta, che è quello che ci si aspetta, anche se è un ragazzo del 95, quindi giovanissimo. Sì, sicuramente Biella ha fatto un grosso investimento quest'anno sul reparto giovani, perché comunque gli americani, Boschi lo conosceva, Raimond è stato preso per sostituire Hollis, che tra l'altro a Cantù non sta facendo benissimo, perché... questo è un parere mio personale, non è ancora un giocatore per quella categoria così determinante. In effetti però nello scambio probabilmente Raimond ha dato moltissimo fino adesso a Biella e sta facendo molto bene, anche stasera ha realizzato parecchi punti in Euro Challenge, ma lo vedremo poi dopo, insieme a Bosco sono stati gli unici due che hanno portato punti a casa. Sicuramente Biella è una delle squadre che potrà dire la sua, e, tanto per coinvolgervi nella trasmissione, Claudio, Biella che in realtà ti sembra? Come te ne ha parlato anche Murta, che ci ha giocato nella scorsa stagione? Ma lui sembra sempre illuminarsi gli occhi quando parla di Biella. Io credo che comunque sia una realtà che faccia abbastanza da esempio, perché comunque io, venendo anche da altre realtà differenti, mi sono sempre ritrovato nella condizione di pensare che a Biella si lavorasse nella maniera migliore possibile, e il fatto che, nonostante le difficoltà economiche che abbiano avuto nel corso degli anni, li abbiano ridimensionati in un certo senso, adesso non facciano più la Serie A, il basket che continuano a esprimere è di alto livello, e io mi rifaccio sempre alle parole di Luca, e Biella proprio per lui è tutto. Infatti ha passato un anno fantastico da quanto so. Sì, sicuramente un ottimo allenatore, quest'anno anche loro hanno abbassato il budget, quindi hanno dovuto un po' ridurre sulle... hanno dato via parecchi giocatori, perché si sono privati di Laganà, di Raspino, appunto di Hollis, quindi è stato un passo importante, però sono sicuro che poi l'esperienza dell'Euro Challenge potrà portargli vantaggio, perché giocare all'estero fa bene soprattutto ai più giovani. Questa è una cosa che il basket italiano deve assolutamente cercare di fare
nel modo più costante possibile. Bene, sempre nell'attesa delle nostre telefonate, ma non ci perdiamo d'animo e continuiamo a parlare del basket giocato. Andiamo a vedere invece quello che è successo a Torino. Di questo, Alessandro, tu eri lì spettatore, eravamo a mezzo metro di distanza, sai bene cosa raccontarci di questa partita, soprattutto di questa prova di Lewis, a dir poco straordinario. Sì, una prova di Lewis fuori dall'ordinario, di un giocatore fuori dall'ordinario per questa categoria sicuramente. Che è un giocatore che sembra tagliato su misura per il gioco di Becchi, che predilige, così si dice, il gioco d'attacco più che il gioco di difesa, che finalmente si è visto una partita che ha permesso di vedere qualche miglioramento rispetto alle prime uscite della squadra gialloblu di Torino. È tutto piuttosto confortante, non vorrei che la prestazione di Lewis poi coprisse anche il resto del lavoro di squadra, che comunque c'è stato. Beh, sicuramente allora si sono visti anche dei segnali di assoluto coinvolgimento da parte di Devin Barry, che finalmente ha fatto una partita dove, anzi, è iniziato molto bene con i primi 8 punti realizzati, poi insomma ha dato una mano, è un grande combattente, e soprattutto si vede che ha voglia di entrare nel ritmo partita e dare una mano alla squadra di Torino. Aveva decisamente bisogno di sbloccarsi, si è visto nei primi 5 minuti, è partito sparato, poi si è un attimo assestato, è stato normalmente sostituito da Giargati. E poi per il resto della partita si è visto che veniva coinvolto con continuità dai compagni di squadra, e lui ha dato finalmente il suo contributo per quello che ci si aspettava da lui. Ecco, Giovanni, una realtà come Pio Sasco che vive il basket, diciamo, quello che io chiamo il basket della linfa, no? Perché poi lì si lavora duro. Vedere una squadra come Torino che si sta, diciamo così, portando con queste ambizioni, ovviamente per fare il salto nell'Olimpo, nella massima serie, che effetto ti fa, che impressione ti fa? Ma sicuramente Torino aveva bisogno di questo passaggio, no? Perché per anni siamo stati in luce oscura dal punto di vista della pallacanestro, e Torino purtroppo è una città che patisce, dal mio punto di vista, che non sono un tifoso di calcio, il dominio fortissimo del calcio. Quindi avere una squadra che gioca ad alti livelli su Torino significa fare propaganda anche tra i ragazzi, cioè bisognerebbe arrivare al punto, come in altri paesi, che in ogni scuola ci sia il canestro, in ogni piazza ci sia il canestro, in ogni quartiere ci siano i canestri per poter giocare. E quindi avere una squadra di livello alto, questo lo permette. Adesso, senza andare a sognare realtà territoriali come può essere Cantù, dove veramente in ogni cortile c'è un canestro. Però diciamo che l'obiettivo è quello, quindi questo è importantissimo. Questo anno il movimento lo permetterà, le squadre in Piemonte sono ben piazzate, sono forti, quindi sicuramente saranno da traino anche per tutte le società minori. Con questo andiamo a vederci adesso un attimino uno degli altri nostri sponsor, il Salumificio Gilli, che tra l'altro distribuisce i suoi alimenti al ristorante Fanfarone. Quindi Salumificio Gilli, pubblicità, e poi torniamo in studio per parlare di tanto, tanto ancora pallacanestro. Dal 1990 il Salumificio Gilli seleziona le carni più pregiate per una lavorazione accurata e di qualità. Salumi dal gusto inconfondibile, privi di glutine e allergeni, indicati per celiaci. Salumificio Gilli, spaccio aziendale e vendita diretta al pubblico, in via Primo Maggio 10 a Bruzzolo. Bene, bentornati in studio, come sempre. Come sempre il backstage è interessantissimo. Beh, dalla prossima settimana abbiamo pensato di cominciare a registrare anche la parte che non viene ripresa in diretta, così poi la metteremo sul nuovo sito che è ormai prossimo ad essere aperto, Pane a tutto basket. Vedrete, sarà un sito sensazionale, perché daremo modo di avere video, interviste continue, i nostri inviati fuori, faremo veramente tutto quello che si può fare per dare voce e lustro alla pallacanestro, quella piemontese, quella italiana e quella dell'NBA. Ma detto questo, sempre in attesa dei collegamenti telefonici, perché noi abbiamo la corteccia dura e non ci scoggiamo, andiamo a parlare della Serie B, che è un campionato bellissimo, importantissimo, dove abbiamo con noi uno dei giocatori del Custorino, e ce ne parla, come sempre, Fabrizio Recruto. Vai,
Eccoci qua. Allora, ovviamente per parlare di Serie B non si può non parlare della guest star del campionato, che è Siena, che comunque, nonostante il suo filotto pieno di 12 punti su 6 partite, trova le sue difficoltà. Abbiamo visto come ha tribulato, se mi passate un po' un termine, col Monsummanno. L'ultima partita aveva vinto soltanto di 2, con una partita veramente pazzesca, si rischiava il colpaccio. Questa volta invece vince d'autorità una delle partite considerate di cartello del campionato, contro Varese, a Varese, dei Bolzonella, per dire solo un giocatore di Varese tra i tanti. Quindi secondo me Siena, Pistoia, il Bottegone Pistoia, che poi Claudio ci potrà parlare avendo esordito lì il Custorino quest'anno, e Varese sono probabilmente, a mio avviso, le squadre più forti, forse almeno in questo momento, del campionato. Per quanto riguarda gli affari nostri, di casa nostra, abbiamo purtroppo l'Oleggio, che questa volta perde a Cecina 78-60, una partita ahimè senza storia, dopo le belle partite che aveva giocato fino adesso, sempre punto a punto. Questa volta devo dire che i toscani l'hanno portata via, come si dice, invece abbastanza allegramente. Il nostro amico Panza bene invece. Il nostro amico Panza, al suo esordio da head coach senior, direi benissimo, perché Borgosesia dà l'idea di essere veramente una squadra di categoria, ci sta alla grande. Vuoi perché l'allenatore a questo punto è bravo, quindi per Lorenzo sicuramente è una gratifica, vuoi perché ci sono giocatori di una certa importanza, anche che hanno giocato campionati importanti, ad esempio Picazio, che come noi conosciamo, Aumegna, che è un giocatore, un attaccante eccezionale, dico, per la categoria, ma non solo, in queste categorie riesce a fare anche proprio il giocatore tutto campo, all around. Comunque Borgosesia vince in casa 80-74 contro la citata prima Monsumanno, che è una squadra che è al fondo della classifica in questo momento a 2 punti, ma è una squadra veramente tosta, è una squadra tosta, quindi è un altro caso che dovremo capire poi quando inizierà l'alchimia vera. Sicuramente si rimescoleranno le carte. Approfittiamo di Claudio per parlare un po' di cosa è successo in terra toscana, e sono 5-0 per la Toscana, purtroppo. Quindi non toglierei tempo e chiederei a te, visto che eri vicino al campo, che cosa è successo in campo. Allora, relativamente alle toscane, effettivamente speriamo di non incontrarle per un po' di tempo, perché veramente ci stanno portando male. Allora, per quanto riguarda la partita, è stata una partita abbastanza segnata dal terzo quarto, nel senso che io credo che il punteggio alla fine non rispecchi totalmente l'andamento della partita. L'atteggiamento è stato positivo e propositivo per i primi due quarti, tranne forse 3-4 minuti, e per metà terzo quarto. Un po' il problema che ci sta affliggendo in questo periodo, specialmente in queste partite contro le toscane, è un calo di tensione in punti sporadici e casuali della partita. E a Empoli è capitato al terzo quarto, dove abbiamo praticamente staccato la spina per, non so, 6-7 possessi tra attacco e difesa. Loro sono stati bravi in un paio di occasioni, con due tiri, se non sbaglio, da 3 punti alla fine dei 24 secondi, e in altre occasioni sono stati molto, molto, molto intelligenti a sfruttare i nostri errori difensivi, e il gap dei 15-16 punti non è stato più possibile colmarlo. Ci sono 3 punti, diciamo, che dove sono stati evidenziati, quindi una carenza al tiro, una carenza al rimbalzo, e poi anche le due assenze, comunque Fevole e anche Chiotti non sono stati disponibili, quindi un pochino sicuramente hanno inciso. E poi comunque c'era anche la voglia di Empoli, che era a zero, e quindi doveva assolutamente fare quelle situazioni molto strane a livello emotivo. Bene, ringraziamo quindi Claudio Maino, ringraziamo tutto Fabrizio Legruto per le analisi sempre, ma lo coinvolgeremo ancora per l'angolo del campione e poi per una bellissima iniziativa del Custorino. È stato nazionale under 16. Sì, ma dopo ci racconterà. Non è qui a casaccio. L'angolo del campione, mica ci abbiamo. Abbiamo dedicato il suo spazio dovuto. Ma prima di passare alla Serie C, analisi, ti fermo solo un secondo. Ciao Domenico, sei al telefono? Ciao Rino, buonasera a tutti quanti. Un applauso a Domenico Marchese, addetto stampa della TMS. Visto che Renato, non riusciamo a raggiungere Renato Pasquale al telefono, raccontaci solo così in due parole come è andato l'intervento di Stefano e qual è la situazione. Allora, due parole, perfettamente riuscito.
è andato benissimo, è andata benissimo l'operazione per Mancinelli, operazione di pulizia in artroscopia al gomito sinistro, e quindi adesso rimarrà 2 giorni ricoverato in clinica per le medicazioni del caso, per tenere sotto controllo i primi giorni, e poi potrà finalmente ritornare a Torino e quindi iniziare a prepararsi per ritornare in campo. Noi lo aspettiamo. Bene, guarda, siamo contenti soprattutto perché Stefano, sappiamo che è un giocatore per questa categoria assolutamente un lusso per la Serie 2, e quindi speriamo che si riprenda presto, non solo per Torino ma per tutta la pallacanestro, per vederlo giocare in campo è sempre un piacere. Ti prego di mandargli i miei saluti da tutta la redazione di Pane Tutto Basket e magari di averlo ospite prossimamente, così ci racconterà proprio un po' di come sta qui di persona in studio con noi. Molto volentieri. Grazie Domenico, grazie per essere stato disponibile. Grazie a voi. Buona serata. Bene, quindi dopo questa bella notizia, Annalisa, parti col tuo rendezvous di Serie C e via. Squadre piemontesi della Serie C, siamo alla quinta giornata e partiamo con 0-1 Alessandria, Moncaglieri PMS 0-1 vince per 90-51, una seconda vittoria di fila per la 0-1 che fa morale e che porta ad avere un grande apporto da tutta la squadra, da tutti i 10 giocatori. Interessante il fatto che ci siano ben 5 giocatori in doppia cifra, tra cui sottolineiamo la prestazione di Fiore di 19 punti. Alessandria dal canto suo è priva del coach Billy per squalifica e dura praticamente solo 2 quarti, poi la vittoria della 0-1 si fa pesante e consistente. Per quanto riguarda invece Savigliano Serravalle, la partita Serravalle riesce a espugnare il difficile campo del Palaferrua per 58-78. Da sottolineare la prestazione, la prima del rientro in campo di Taverna con 22 punti, mentre da parte di Savigliano l'assenza del play Zunino continua a farsi sentire e praticamente l'uscita poi per falli di Marcello, che aveva già segnato ben 21 punti, lascia comunque spazio a un Serravalle che vince in scioltezza di 20. Trecate Biella invece ancora 0, tiene solo 2 quarti, anche qui un pesante parziale per la squadra piemontese che perde però 80-66, da sottolineare la prestazione di Pollone e Whittler che segnano entrambi in doppia cifra 14-10 punti. Per quanto riguarda invece il derby piemontese tra Bra e Alba, un derby anche tra coach torinesi Abbio e Iacomuzzi, Alba vince con una prestazione importante contro Bra, 50-64, Alba quindi arriva anche lei in testa alla classifica con 8 punti e praticamente Bra deve concedere a una squadra molto più ordinata, tra cui segnaliamo per quanto riguarda il Bra i 19 punti di Vitali, mentre per Alba la prestazione di Piano di 18 e di Gallo di 11. Per quanto riguarda invece l'ultima partita che ci interessa, Domodossola Crocetta, Domodossola vince per 82-70 contro la Crocetta, una partita sudata che porta ad avere un risultato finale soltanto nei minuti decisivi giocati a suon di fischietto e quindi di falli strategici. Da sottolineare la prestazione di Fabrizio Foti per coach Morganti che segna 22 punti, mentre per quanto riguarda la Crocetta Luca Antonietti fa una doppia doppia con 15 punti e 10 rimbalzi, 22 di valutazione, peccato i 6 i tiri liberi finali che vengono concessi e che appunto danno la vittoria a Domodossola. Per quanto riguarda la classifica, così faccio contento anche il regista, siamo a 8 punti con Domodossola ad Alba, Trecate e La Spezia, 6 punti per Crocetta e Savigliano per le piemontesi, 4 punti per Moncaglieri e Bra e Serravalle, mentre a 0 punti ancora Biella e Alessandria. Chiudo velocissima. Con questo un applausone solito, perché lo diciamo sempre, lo diremo tutto l'anno, Annalisa è quella che fa la parte più difficile poi alla fine, perché commentare tutte quelle in giro, le toste sempre alle donne le lasciate fare, certo, le cose più importanti. Sì, bene, allora adesso noi ci andiamo a vedere uno dei nostri partner che è Basket Mania, vediamo la pubblicità di Basket Mania, poi torniamo in studio, manderemo lo stacchetto per la lavagna tecnica e quindi poi la parola passerà ad Angelo Bianco per una rubrica
sulla tecnica del basket. A tra pochissimo. Da 12 anni Basket Mania è il negozio di basket a Torino. Oltre 100 modelli di scarpe, abbigliamento tecnico, accessori ufficiali NBA, linea Jordan e Nike Basketball. A tutte le società offre i migliori marchi per personalizzazione materiale sportivo e merchandising. Vieni a far canestro da Basket Mania, via Chambéry 40C a Torino. Eccoci qua, facciamo anche a me. Pronto, prontissimo, Angelo Bianco per la lavagna tecnica, è il tempo di mandare lo stacchetto e poi diamo la parola a lui. Oh, allora, che Angelo Bianco sia un ex giocatore di basket, non ci va una sfera di cristallo per capirlo. Quanto sei alto, Angelo? 2,02 metri, e quindi un giocatore e adesso un allenatore, un signor allenatore che stasera ci parlerà di rimbalzo. Di rimbalzo. Quindi con il filmato che ci sarà di copertura, vai, descrivici sì, quello che magari iniziamo a parlare del filmato, perché il filmato è un po' diverso dal solito. Abbiamo scelto gente strana che magari i ragazzi qui giovani non conoscono o conoscono poco. Il primo che abbiamo scelto si chiama Kai Lines ed è un signore che è 1,96 m, gioca pivot e ha vinto 2 Eurolega di fila giocando pivot contro gente di 2,20 m. Questo per dire qualche cosa che diremo dopo, cioè che cos'è un rimbalzista. Non è così vero che bisogna essere 2,20 m per fare il rimbalzista. Il secondo che vedremo un po' più avanti saranno immagini da cineteca, perché parliamo di Moses Malone, che giocava quando giocavo io tanti anni fa, era un grandissimo rimbalzista, anche lui non altissimo perché era un uomo di 2,04 m, che giocava a centro e che aveva una grande specialità che a me personalmente piace tantissimo e che oggi sarebbe da sfruttare molto di più, che era quella di prendere il suo rimbalzo, cioè lui tirava discretamente dal perimetro e poi andava a rimbalzo, sfruttando quello che io dico sempre ai miei giocatori, il fatto che il tiratore vede dove va la palla, il difensore no, perché sta guardando il tiratore, e lui li prendeva tutti i rimbalzi in questo modo. Il terzo è mister rimbalzo per definizione, si chiama Dennis Rodman, magari è un po' più conosciuto, anche perché fa delle cose strane oltre che prendere rimbalzi. E questo signore qui ha vinto per 7 volte il titolo di miglior rimbalzista NBA, nonché 5 titoli NBA, 5 anelli, quindi forse qualcosa sapeva fare su un campo da basket. Anche lui non altissimo, meno di 2 metri, voglia, grinta, capacità. Perché diciamo le cose come stanno, prendere un rimbalzo, la cosa importante, lo diciamo a voi giovani, è quella di prendere posizione, perché quella palla, io mi ricordo, sì, gli allenatori ci dicevano, voi state fermi, ci sono due miti, no? Ci sono due miti, che per prendere rimbalzi bisogna essere alti e per prendere rimbalzi bisogna essere dei grandi saltatori. Sicuramente male non fa né essere alti né essere dei grandi saltatori, però non è questo che determina il grande rimbalzista. Il grande rimbalzista è fatto proprio da posizione, da intelligenza, da capacità di capire dove andrà a finire la palla, ma anche da tanta tecnica. E qui c'è forse da fare un po' qualche appunto agli allenatori di oggi. Oggi sul rimbalzo si lavora pochissimo. Per fare un esempio, che non è una polemica perché poi c'è gente che si offende, no? Certo, certo. Ma nei corsi che noi facciamo, nei cosiddetti corsi PAO, corsi di aggiornamento per allenatori, negli ultimi 5-6 anni, almeno qua in Piemonte, si è sentito parlare di tutto, delle cose più strane, ma mai è stato fatto un corso per parlare di tecnica di rimbalzo. E invece il rimbalzo è un lavoro di voglia, un lavoro di posizione, ma è anche tantissimo un lavoro di tecnica. Perché? Perché intanto ci sono due situazioni, è l'unico fondamentale che si gioca in due situazioni, in attacco e in difesa, con tecnica completamente diversa, perché il rimbalzista difensivo deve fare quello che stavi dicendo tu, Rino, prima, cioè prendere posizione, tenere lontano l'attaccante. Più è alto l'attaccante, più lo devo tenere lontano, perché sennò mi prende la palla sopra la testa.
lavorando con il famoso tagliafuori e quindi lavorando di posizione, stando coi piedi per terra e assolutamente non saltando. In attacco è esattamente il contrario, il rimbalzista deve evitare il contatto, deve lavorare con gioco di gambe, cercando di non cadere nel tagliafuori, di superarlo, cercando tecniche che una volta si insegnavano molto di più, tipo quella di andare perpendicolare al difensore e con la mano in mezzo alle sue braccia far saltare la palla mentre, prima che lui riesca a prenderla, tecniche che una volta c'erano anche giocatori da vedere, Bob McAdoo, tanto per fare un altro nome vecchio, era bravissimo a fare questo lavoro qua, che oggi sono un po' in disuso. L'esempio è proprio quello che dicevo prima di Malone, che vediamo adesso, la capacità di prendere il proprio rimbalzo nella pallacanestro di oggi, con lunghi bravi a tirare da fuori, che spesso vengono volutamente usati anche come tiratori da fuori, se avessero un po' più, se fossero un po' più allenati a buttarsi a rimbalzo, potrebbero sfruttare molto questo vantaggio legato al fatto che il difensore non può vedere dove va la palla e loro sì. Quindi questo è un invito a cercare di lavorare sulla tecnica, perché la voglia è importante, ma la però come in tutte le cose della pallacanestro, se non c'è tecnica si combina poco. Certo. Insomma, questo è un po'... Bene, io allora ti ringrazio per questa panoramica sui rimbalzi e ne approfitto per invitarti già da adesso per una prossima puntata, perché vorrei proprio fare anche degli esempi, cercheremo di montare qualche canestro in studio, perché magari voglio farlo. Magari vieni vestito in un altro modo e facciamo vedere proprio ai ragazzi come erano gli esercizi di una volta, quindi per cui l'allenatore si tirava e bisognava che la palla cadesse in mezzo all'area, non si saltava neanche a prenderlo, no? Lo studio era tagliare ma fuori a tal punto. È un po', io faccio il sindacalista dei lunghi, un po' tutto il gioco interno che è stato penalizzato. Interno, intendo interno all'area, che è stato penalizzato negli ultimi anni per scelte, per scelte molto discutibili. Tutti vogliono il playmaker di due metri, però ragazzi, il playmaker di due metri nasce ogni tanto. Non ma nasce è per questo tutti. Che ti vedo di nuovo, perché la pensi come me, se no ti invitavo. Quindi un grosso grazie e un applauso ad Angelo Bianco. Grazie. E ci vediamo prossimamente qui in studio. Grazie mille per la tua rubrica. Allora, dopodiché, visto che ci ha parlato di rimbalzi, belle azioni ragazzi, gustatevi questa top 10 che sono le migliori eccezioni del fine settimana della Lega Gold. La top 10 offerta dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in particolare Stefano Valenti che saluto. Top 10. C'è Gareto su Shepherd che lo batte e va a schiacciare. Scusa, che viene stoppato ancora da Lelo Pucci e poi c'è la stoppatona ancora di nuovo di Wojciechowski. Ferrero potrebbe dare a Renzi, preferisce poi scambiare con Baldassare, va alla conclusione Ferrero, il tiro è corto ma poi c'è un grandissimo arco. Dentro è la chiusa schiacciata. 6 secondi alla fine del secondo quarto, Jackson da quest'altra parte va con l'Ave Maria da lontanissimo. E ancora una volta Jarus Jackson. Cante forse di non andare in attacco, prova a dare. Oh, che roba Jefferson! Gersetti accetta il cambio, vuole attaccarlo Miller. Bella palla sotto per Gersetti che stoppa Maggioli. Alto lungo, Giorgani, 4 secondi ancora, 3, 2, deve tirare, lo mette! Lorenzo Giorgani! Riceve in questo istante migliori, palla sotto per Maggioli, viene anticipato da Birica, poi rischia di perdere la palla Ferentino, bella palla dietro schiena di Gersetti per Birica che va a schiacciare. Ultimi secondi del periodo, Fernandez deve provare un po' oltre la metà campo, oh! Ed è la bomba del meno uno. Palleggio, il numero 44, passa la palla a Elliott. Da Elliott per me, azione clamorosa! Pallone alzato ad un'altezza siderale di Ivan Elliott e ci arriva Ian Miller! Più 10 Iesi, showtime al Palatricoli. Allora, un applauso a queste belle immagini di basket che fanno sempre bene, ci entusiasmano. Ma adesso neanche il tempo di tornare in studio, lo stacchetto per l'angolo del campione, andiamo a conoscere Claudio Maino. L'angolo del campione.
Eccoci tornati in studio. Allora, stavo già dicendo a Claudio qual erano le dritte, perché poi il tempo qua va come una spia. Allora, Claudio, sei venuto qua a Custorino, che impressione ti ha fatto tutto quello che c'è qua a Torino, il clima del basket, quello che vivi tutti i giorni? Il clima del basket ma è un'impressione ottima, nel senso, un po' come è stato detto già in precedenza, pensavo che Torino fosse molto più improntata sul calcio. In realtà, trovandomi a parlare spesso con persone che non bazzicano nel mondo del basket, mi rendo conto che comunque il seguito è abbastanza forte. Oltre questo, io, nel senso, mi trovo a Torino da circa 3 mesi, e quindi devo dire che tutte le impressioni che ho avuto anche dal punto di vista della città e del resto sono veramente veramente ottime. Mi sto trovando benissimo e sono contento di questo. Nazionale Under 16, quindi? Sì, una vita fa, sì, Nazionale Under 16, sì. Comunque è sempre un bel ricordo. Prestigio. Sulle tue immagini vediamo le tue giocate, speriamo che tu possa trovare bene il ritmo per dare una mano al Cus a venire fuori da questo momento. Tra l'altro, una cosa che vogliamo dire, ne approfitto di avere te in studio, è la bellissima iniziativa che sta approntando quest'anno il Cus Torino, che alle partite di casa, anziché fare le solite beneficenze di raccolte soldi che possono andare bene, ha creato questa iniziativa molto bella, nel senso che ogni partita chiede agli spettatori di andare a portare quello che può essere il pacco del sale, di farina, di pasta, di caffè o di quello che sia, per creare così delle borse, delle vere borse da supermercato, da dare poi in donazione di volta in volta delle parrocchie. Mi sembra un'ottima iniziativa a cui voglio fare un applauso, perché sicuramente il Custorino si distingue sempre per questo tipo di iniziative molto particolari e vincenti. E poi quello che spero, che verrai ospite prossimamente con tutta la squadra, un accordo che abbiamo già con Beppe Naimo, non appena ci saranno dei bei risultati per festeggiare la vostra ripresa. Speriamo la settimana prossima. Speriamo già la settimana prossima. Tanto tu sei originario di? Di Napoli. Di Napoli, quindi sei un mio compaesano. Allora avrai ancora più inviti, perché io qua sono un po' fazioso. Quelli che mi sono simpatici li invito di più. Un applauso quindi a Claudio Maino, grazie di essere qua con noi. Bene, siamo quasi al prossimo stacco pubblicitario, manca pochi secondi, e intanto dico già a Giovanni di prepararsi, perché fra poco ci racconterà della sua società. Sei pronto, sei preparato, ci dirai tutto di questi splendidi ragazzi? Certamente. La squadra di punta è quest'anno? Promozione. La promozione come sta andando? Bene. Il capitano? Capitano quel signore lì. E quel signore lì che conosciamo, Alberto Lenzi, poi diremo qualcosa anche su di lui, che conosco da parecchi anni. Quindi adesso andiamo in pubblicità, così recuperiamo qualche secondo e poi dopo ti do la parola per parlarci del Pio Sasco. A tra pochissimo. Oh, questo è un applauso. E allora parliamo del Pio Sasco Basket. La parola subito a Giovanni Persico, che intanto si è fatto avvicinare ai capitani della sua squadra. La parola. No, siamo qui, siamo qui con l'Under 14. Abbiamo voluto portare l'Under 14 per dare il segno un po' di chi siamo noi, cioè una società che ha la sua vocazione sull'attività giovanile. Quindi abbiamo, questa è una squadra mista di ragazzi e ragazze. Le ragazze stanno incominciando a fare attività doppia, sia maschile che femminile, perché dopo gli under 14 si sganciano e iniziano l'attività giovanile solo poi nelle squadre femminili. I ragazzi continueranno il loro percorso normalmente. Pio Sasco è una società anziana come attività federale, nata nell'82. Ufficialmente erano 82, e quindi sono più di 30 anni, li abbiamo festeggiati un paio di anni fa con una grande festa, e abbiamo sempre fatto attività con i ragazzi. Mini basket, pallacanestro giovanile, squadre senior, e abbiamo cercato in questi anni di allargare il nostro perimetro, il nostro concetto di relazione a cerchi concentrici. Attualmente siamo in rete con altre due società che sono strettamente collegate a noi, che sono Ausilium Agnelli e Ausilium Aquintum a Collegno. Ci comportiamo ormai da 2 anni come una società unica, abbiamo 300 ragazzi, tutte le categorie giovanili,
E poi un altro anello ulteriore che abbiamo realizzato proprio con degli accordi quest'estate con Torino Basket, Crocetta, che ci permette di allargarci alla C regionale, alla C nazionale, il prossimo anno sarà poi solo C regionale, e poi c'è questo rapporto di amicizia con un gemellaggio stipulato nel 2009 con Pallacanestro Biella, che ci ha permesso di respirare ormai da 5-6 anni l'aria della Serie A e, cosa più importante, mandare i nostri ragazzi migliori a fare attività a Biella. Abbiamo avuto negli anni scorsi due ragazzi residenti che si sono comportati molto bene, adesso uno è addirittura latina, e quindi ci permette con questo meccanismo ad anelli di non rimanere chiusi nel nostro piccolo, certo, paese, più Sasco, ma qui ci sono le immagini del palazzetto decorato dai ragazzi, tutto il palazzetto di Pio Sasco dove noi svolgiamo attività è decorato dai ragazzi ogni anno durante le attività estive, i camp, i centri estivi, in modo da vivacizzarlo, quindi è anche molto bello da vedere. Andiamoli a sentire, ragazzi, sentiamo un po', dici come ti chiami? Microfono vicino? Daniele Ghirardi. Tu sei il capitano dell'Under 14? Sì. Come state andando quest'anno? Quest'anno stiamo andando molto bene, abbiamo incominciato le due partite, la stagione molto bene, le abbiamo vinte tutte e due. Sei contento? Sì, siamo contenti. Facciamogli un applauso di e poi facciamo parlare anche Giulia. Il nostro gentil sesso, il nome? Giulia. Da quanto è che giochi a Pio Sasco? 6 anni. 6 anni, come ti trovi? Tutto bene? Sì, sì. È vero quello che dice il presidente? Perché io qua li faccio venire per dire, ma io posso raccontare delle cose. Vero, tutto mano sul fuoco, tutto vero, sì, si lavora per i giovani, sì, grande spirito. Sì. Ok, mi sembra entusiasta, eh? È normale, la televisione fa sempre un po' questo effetto. Quindi, una società in crescita, diciamo con la squadra di punta che è la promozione. È qua. Sì, la promozione è una squadra che dà possibilità ai ragazzi, a tutti i ragazzi, di poter fare attività sportiva senior. Ovviamente abbiamo questa gradualità che permette ai ragazzi anche di andare in C2, di andare in C1, i più bravi andare anche in leghe superiori, in campionati superiori, però la promozione, diciamo che è il campo di battaglia dove poter sfogare la voglia di giocare, quindi promozione la facciamo perché possono veramente giocare tutti. Ecco, però tu dici giovani, io qua adesso presentiamo il capitano del Pio Sasco che è una mia vecchia conoscenza, parliamo di Alberto Lezzi. Ciao Alberto. Ciao. Come stai? Bene, bene. Tutto bene? Sì. Allora, quest'anno che aspettative ci sono lì a Pio Sasco con la promozione? Beh, come gli altri anni, divertirci e giocare tutti assieme, insomma. Tu sei sempre il riferimento della squadra con i tiri da tre, oppure? Ma io non tiro più da tre perché l'hanno allungata, quindi non ce la faccio più, non ci arrivo più, però qualche tiro arrivo, sì. Ragazzi, io Alberto lo conosco, ve lo posso dire che lo conosco da più di 20 anni, sì, più di 20 anni. Lui è un giocatore che quando era giovane aveva una mano da tre veramente micidiale. Fatevi aiutare qualche volta in allenamento, fatelo venire, che lui può veramente insegnarvi tanto per giocare a pallacanestro. Grazie Rino, poi vabbè, questo è chiaro, poi c'è la stecca. Bene, con questo salutiamo il Pio Sasco. Grazie, no, posso aggiungere una cosa velocissima? Sì. Ecco, uno sforzo che stiamo facendo è sugli allenatori giovani. Abbiamo un team allenatori di 20 ragazzi, molti di questi sono giovani, e abbiamo un tra virgolette anziano che li guida, che si chiama Gianni Asti. Che è stato ed è una bandiera del basket torinese, piemontese, e che guida questo team di allenatori molto giovani con molta voglia di fare bene. Bene, io ti ringrazio, questa cosa che fate lavorare i ragazzi così bene e l'impegno sugli allenatori è sicuramente una delle note di pregio, perché noi qua di Pane a Tutto Basket lanciamo tantissimo questa volontà e questa capacità della società di lavorare dal basso e lavorare bene soprattutto con i giovani. Quindi un applauso al Pio Sasco Basket e come sempre siamo capaci di parlare del Pio Sasco, ma improvvisamente parliamo anche di NBA con la rubrica NBA, che è lanciata dal birrificio Lungo Sorso, e poi sigla e la parola all'uomo più bello della televisione, Davide Rosa. Il birrificio artigianale Lungo Sorso è il luogo ideale per gustare una buona birra di alta qualità,
frutto di un processo produttivo effettuato manualmente fino all'imbottigliamento. Birrificio lungo Sorso Amati, vendita al dettaglio e all'ingrosso in una nuova sede più spaziosa, dove si beve birra non solo per sete. Sì, è iniziato. Un applauso a Davide Rocca. Se non per la bravura, almeno per la bellezza. Vai, dai. Sì, è iniziato da una settimana la stagione NBA con risultati abbastanza sorpresa, nel senso che ci sono alcune squadre che sono in testa alla classifica e ancora imbattute, che non erano proprio quelle che uno si aspettava. A Ovest infatti ci sono tre squadre a punteggio pieno, Memphis e Houston, con quattro vittorie a testa. Houston ha avuto un calendario abbastanza facile, a dire la verità. C'è Golden State in testa con tre partite, con tre vittorie, con una squadra che è bellissima da vedere. Se volete guardare una partita NBA, guardatevi i Golden State, perché è veramente divertente. Klay Thompson devastante, e anche il suo gemello Stephen Curry, fanno una coppia in backcourt che è veramente eccezionale. A Est in testa c'è Miami con tre vittorie su tre partite. Anche questa è una, diciamo che è una squadra che non ci si aspettava al vertice da subito, anche perché ha cambiato molto, è andato via LeBron James, è arrivato Deng, è una squadra improntata molto sulla difesa. C'è Wade che sta facendo una stagione alla vintage Wade, quindi quando nel 2006 dominava effettivamente la Lega, era uno dei migliori giocatori. Stanotte tra l'altro c'è una sfida tra Houston e Miami, quindi una delle due dovrà soccombere, quindi dovrà perdere l'imbattibilità. Parlando degli italiani, invece, c'è ancora la crisi per Datome, che non riesce a giocare neanche un minuto nelle tre partite che Detroit ha giocato. È fuori dalla rotazione di Van Gundy e probabilmente si sta anche un po' mangiando le mani, perché quest'estate avrebbe potuto andare a giocare nel Barcellona, quindi fare un'Eurolega di alto livello. Non ha ancora giocato neanche una partita a Bargnani, ma lui per un problema fisico ha un polpaccio, che ha uno stiramento al polpaccio. Sembrava dovesse rientrare, in realtà ancora tutta questa settimana starà fuori. Gallinari sta rientrando dall'infortunio, sta giocando più o meno bene, nel senso che sta giocando 17 minuti, dando supporto con rimbalzi, con assist, però sta pianando. Stanotte ha fatto una brutta partita, 0 su 6 e 0 su 0, sì, su 3 da 3. Esatto, è entrato dalla panchina oltretutto, la prima partita in cui entra dalla panchina, e sta tirando col 20% dal campo e ha più o meno 4 punti di media partita. Sta andando molto bene invece il solito Bellinelli, che sta giocando tanto e sta giocando bene, a 12 punti di media partita con il 60% dal campo, e sta in due partite, perché San Antonio ha giocato due partite, ne ha vinta una e ne ha persa una. E vabbè, probabilmente in questo momento è l'italiano che sta facendo meglio in assoluto, quindi grande Marco ovviamente. Quindi un applauso a Davide Rosa, che si fa questo puntuale sull'NBA veramente di pregio. Grazie Davide, adesso io scherzo sempre con te, perché abbiamo sicuramente la voglia e l'opportunità di farlo, ma la preparazione sul basket di Davide Rosa è veramente sempre notevole. Grazie mille per tutto quello che ci racconti. Allora, prima di parlare dell'angolo del femminile, no, anzi, parliamo prima dell'angolo del femminile, così diamo la parola di nuovo ad Annalisa. Quindi stacchetto, angolo del femminile. C'è l'applauso. Allora, Annalisa, raccontaci cosa è successo in questo minuto che ancora manca sul femminile. Tante novità nell'angolo del femminile. Partiamo purtroppo dalle notizie non proprio stupende, perché Torino perde il B-match con la Geas Sesto San Giovanni per 78-65. Purtroppo è una squadra che Torino ha già incontrato negli anni, con la quale già cercano, si sono giocate più volte la promozione nella massima serie. In questo caso sono stati proprio gli innesti nuovi di Sesto San Giovanni a far la differenza, Maria La Terza che mette 23 punti e 22 rimbalzi, e il capitano Giulia Arturi, che ha già giocato e ha vinto reduce dalla medaglia di bronzo conquistata con Alessandra Visconti ai mondiali di basket 3 contro 3 in Brasile, che insomma rendono difficile la vittoria alle torinesi, che infatti con tanto di prestazioni in doppia cifra della Briano Rurchi di quarta e della Riccardi non ce la fanno. Alt, il prossimo impegno, alt, pubblicità, poi torniamo in studio, parliamo della 3 e poi sì, diamo la parola ad esempio. Prossimo impegno, ma dopo la pubblicità arriviamo subito, va state bene lì.
Bentornati in studio. Allora, continuiamo, finiamo con Annalisa Pelando che finisce di parlarci della 2 e poi parliamo di A3 con Elisabetta Penza. Con Elisabetta Penza, sì. Per quanto riguarda la 2, soltanto volevo ricordarvi il prossimo impegno casalingo di Torino che gioca contro Genova, quindi con un'altra squadra pari categoria, pari classifica, Genova Sesto San Giovanni e Pallacanestro Torino, entrambe a 6 punti e che quindi si contendono il primato, il vertice del campionato. Una cosa importante da segnalare è che Costanza Cohen è stata chiamata in nazionale sperimentale insieme ad Alessandra Visconti, altro prodotto torinese, e Alice Quarta invece è stata chiamata tra le riserve, quindi facciamo un applauso grosso alle nostre ragazze. Guarda invece la Serie A3, ricordiamo soltanto che la Libertas Moncalieri ha perso a casa dell'Ausmate per 64-54, ma le ragazze di coach Spano stanno crescendo e chi se non Elisabetta Penz, guardia, classe 1996, prodotto del Venaria e da 2 anni alla Libertas Moncalieri, adesso anche aggregata alla prima squadra, ci può parlare sia dei suoi impegni all'interno della 3 con Marco Spanu e anche di come si trova all'interno di una squadra come la 2, dove ci sono delle giocatrici di importanza nazionale, appunto lo vediamo, che quindi può aiutare a far crescere lei, giovane, e tutto il movimento. No, ma c'è il microfono, è microfonata. Okay. Boh, sicuramente allenarsi con la 2 è una grande opportunità perché siamo una squadra molto giovane, la squadra della 3 è composta da giocatrici tutte di under 19 e quindi per la maggior parte di noi c'è la possibilità di allenarsi con delle giocatrici come Brianna O'Rourke, che è la nuova americana, o come Elena Riccardi, che sono grandissime giocatrici, quindi è molto importante per noi poterci allenare con loro, anche perché io personalmente ho avuto l'occasione di fare qualche allenamento e giocare una partita e trovo il mio modo di giocare completamente cambiato, perché allenarsi veramente con delle ragazze del genere, con Cohen che sono convocate in nazionale, Quarta, tutte giocatrici di altissimo livello, è veramente fondamentale, soprattutto per ragazze della nostra età che hanno bisogno di crescere. Quindi ti voglio fare una domanda, anzi più che una domanda ti chiedo di fare una cosa difficile, perché sì, il mondo del basket femminile sappiamo che è in difficoltà. Intanto quali sono le tue immagini sul campo? È difficile reclutare le ragazze nella pallacanestro, perché la pallavolo ne porta via un mazzo ogni volta come un mazzo di rose via dal mondo delle scuole. Cosa puoi dire alle ragazze per invogliarle a giocare a pallacanestro? Oddio, la pallacanestro è uno sport che secondo me è uno degli sport più completi di tutti, oltre al nuoto, come si dice, perché oltre ad usare il fisico devi usare tantissimo cervello, mentre invece in altri sport ne usi veramente poco, e quindi secondo me è uno degli sport più belli che ci siano. Non so cosa dire, devi avere una grinta assurda, perché nella pallavolo ad esempio devi spostarti in campo, non è per fare pubblicità negativa, però nel basket invece devi usare veramente testa, cuore, gambe, tutto quello che hai. A che età hai iniziato a giocare a pallacanestro? Io a 5 anni, 6, ho fatto un anno di nuoto, poi mi sono ritirata e sì, perché mio padre è allenatore, mio fratello è giocatore, allora ho deciso di seguire quella strada. Bene, noi ti facciamo i complimenti per la tua spigliatezza davanti alla telecamera, al contrario del tuo timore, del tuo imbarazzo. Ti facciamo tantissimi auguri, so che con te ci sono anche altre giocatrici, in particolare c'è la Palombarini che sta facendo molto bene. Sì, Valeria Trucco. Trucco, sì, beh, per me è la figlia della Palombarini, di Sandra Palombarini, che sta facendo molto bene. Sì, quindi è la più giovane tra di noi e si sta ritagliando degli spazi enormi, è veramente brava, sì. E quindi bene, un in bocca al lupo, ragazzi, mi raccomando, pallacanestro anche alle vostre amiche a scuola, dite giocare a pallacanestro, sì, sta pallavolo, basta di sta pallavolo. Un applauso ancora a Elisabetta Penza, grazie per essere stata con noi pazientemente fino alla fine, perché l'anno del femminile arriva per ultimo, ma poi insomma è una delle cose che anche questa vogliamo sempre mantenere perché è importante. Grazie a Annalisa Pesando che ha, come sempre, introdotto benissimo questa rubrica, e andiamo a parlare del prossimo turno col fiatone che avanza, perché c'è il prossimo turno che vale per
Andiamo a vedere subito, e poi devo ancora chiedere una cosa importante a Fabrizio Regruto. Per quello che riguarda Casale, ci sarà una trasferta che dire difficile poco, perché andrà a giocare contro la prima in classifica Verona, che ricordiamo a punteggio pieno a 12 punti, mentre invece per Biella ci sarà la trasferta a Forlì, una Forlì ovviamente ferita dall'ultima sconfitta qua di Torino, e quindi che sarà pronta probabilmente a dare battaglia agli uomini di Fabio Corbani, che tra l'altro è reduce proprio oggi alla partita di Eurocellis, di cui ci dirà qualcosa adesso brevemente Fabrizio. Chiedo invece ad Alessandro Gibellino di farci il punto un po' su Torino, che avrà il prossimo turno doppio, perché domani recupererà con Brescia e domenica giocherà con Ferentino. Domani, sperando che si accenda la luce al Ruffini, che non si scassi di nuovo l'impianto, ma abbiamo superato il test già con Forlì, grazie anche a Ron Lewis. La partita di mercoledì, domani, sarà particolarmente impegnativa per gli uomini di Becchi. Si tratterà di, in un certo senso, compensare l'entusiasmo della partita di domenica e, in un certo senso, anche metterlo un po' da parte per affrontare un avversario sicuramente difficile come Biella e non dare nulla per scontato. Poi dopo c'è ancora Ferentino domenica, è una terza partita rinviata per i mondiali di disco dance con Napoli tra una settimana. Subito mercoledì, quindi il prossimo turno di Torino va sono triplice, tre partite in sette giorni. A triplice corsa, speriamo che gli uomini di Becchi riescano a concentrare bene energie, soprattutto mentali, e continuare su questa scelta. E recuperando, no? Amoroso, che sembra uscito un po' contrariato dall'ultima. Ma lui è un ragazzo istintivo, è uno che ha bisogno di sentire addosso la pressione, quindi probabilmente sa lui stesso che fisicamente non sta dando ancora il massimo e quindi combatte un po' questo suo momento, ma siamo sicuri che Valerio, quale lottatore, gladiatore che è, verrà fuori dalla situazione e sarà in grado di sopperire anche a quella che è la mancanza che avremo di Mancinelli per le prossime partite, soprattutto per la squadra di Becchi. Bene, detto questo, allora io cedo un momento la parola ancora a Fabrizio Regruto, che ci dice di questo primo turno di Euro Challenge che ha visto Biella giocare ad Helsinki, con che risultato? Allora, Biella, premesso che dovevamo avere appunto un Dadamo in collegamento, quindi ci avrebbe parlato lui direttamente, quindi cerchiamo, giusto per dovere di cronaca, di dire le informazioni che siamo riusciti a recuperare. Quindi Biella perde 108-95, parte benissimo, vince il primo quarto 21-16 e poi direi soccombe abbastanza mestamente, a un certo punto era sotto anche di 30. Per dovere di cronaca dobbiamo dire che Lombardi non ha giocato. Invece ha giocato una buona partita, come dicevamo prima, contrariamente alle ilazioni, la Quintana ha giocato una buona partita mettendo 15 punti in 26 minuti. Coach Corbani attinge molto dai suoi uomini chiave, perché comunque fa disputare 37 minuti a Raymond e 34 a Voskul, e tra l'altro tutti e due ripagano con 23 punti, quindi sono stati non è una novità, diciamo, i trascinatori della squadra per tenere un pochino Biella a galla. È stato un esordio, quindi un esordio. È importante anche dire che Biella è l'unica squadra di tutto il lotto che non gioca in un campionato di prima fascia, quindi l'unica squadra che gioca in A2 nel nostro caso. Tutte le altre squadre impegnate in Eurochallenge sono comunque di Serie A dei loro, sì, vari infatti, campionati. Infatti Brindisi è l'altra squadra che gioca in Eurochallenge insieme a Biella, che però milita appunto in Serie A1. Sì, ma sia le italiane che il lotto europeo, quindi l'unica, esatto, squadra che non gioca nella massima serie. Campionato, massima serie di riferimento è Biella, quindi possiamo ancora aggiungere che ha esordito lo sponsor nuovo ad hoc per che è Bonprix, che è lo sponsor completamente preso esclusivamente per riuscire ad aiutare a compensare le spese. Sì, diciamo che questa Eurochallenge per Biella può avere due volti: uno positivo, che è quello di far giocare i giovani con questa esperienza anche un po' internazionale, no Claudio, che può fare bene un giovane giocare a livello europeo a quel livello, e contemporaneamente però può essere un po' anche più faticoso per il recupero rispetto al campionato. Speriamo che appunto Corbani riesca. Comunque minutaggi alti per tutti, quindi anche 14 minuti per Mazzaioli, che è stato praticamente il meno utilizzato, eccezione dell'esordio di Calabrese, che ha fatto a 2 minuti anche lui. Quindi ovviamente quando la barca è affondata, giustamente uno ha sfruttato per mettere minuti importanti e di qualità a tutti i suoi ragazzi, Corbani. Bene, allora io
penso che stasera siamo riusciti veramente a parlare di tutto e di più. Diciamo solo una chicca, Rino, sì. Perché con i 38 punti Luis diventa anche il miglior marcatore del campionato, con 27 questo... punti di media. L'abbiamo sempre detto quando, con l'esordio di prima Miller, con la sua partenza, poi l'anno scorso con Voskul. Quest'anno, credo, non ricordo a memoria mia, di non so quanti anni, a Torino c'è un marcatore di questo. E allora questo facciamo un applauso a Luis, che domenica ci ha veramente iniziato. Speriamo continui così per la pallacanestro italiana, per quella piemontese in particolare, e poi per quella di Torino, che possa veramente continuare questa ascesa insieme a tutte le altre squadre piemontesi che militano in Serie 2 Gold. Con questo io vi voglio ricordare che tutti i venerdì alle 20.45, sempre su questo canale, su GRP2 114, c'è il TG del Basket, che è un po' un appendice a questo programma, dove cerchiamo di dare le ultime notizie rispetto a quello che succederà subito la domenica, quindi nei turni successivi di campionato, dove lanciamo delle interviste, faremo sentire ancora delle cose che nel contenitore della trasmissione non stanno. È una rubrica che ormai è in vigore da luglio, no Fabrizio, che la facciamo, e sta andando molto bene. Vi invitiamo a seguirla, perché dura un quarto d'ora, dura tra un quarto d'ora e i 20 minuti, però anche lì riusciamo a dare tutte le informazioni necessarie agli amanti della pallacanestro, a voi giovani che possiate sempre di più, anche con la conoscenza, avvicinarvi al basket. Poi giocare è bello, ma poi conoscerlo può ancora spingervi di più ad avere entusiasmo verso questo sport. Lo diceva bene anche prima Elisabetta, vedere giocare, giocare con i più grandi e capire sempre di più veramente che cos'è la pallacanestro è importante poi per i risultati. Con questo io vado a ringraziare tutti i miei ospiti di questa sera, lo faccio con Elisabetta Pez, grazie di essere stata con noi. Ti avremo di nuovo ospite, sicuramente con delle vittorie nel portafoglio, e ci parlerai un po' del tuo entusiasmo anche sul campo. Grazie Claudio Maglio Custodino, e complimenti ancora per l'iniziativa messa in campo dalla vostra società, ricordiamo, per questa raccolta di beneficenza alimentare per tutte le persone che andranno a vedere le partite del CUS. Lo ricordiamo, portando il pacco di caffè, la farina, lo zucchero, la pasta, darete modo a persone che hanno meno possibilità di avere comunque a disposizione dei beni di primo consumo. Grazie Giovanni Persico, presidente del CUS, e qui la curva si scatena di nuovo. Grazie ad Angelo Bianco, come non ringraziare il ministro Angelo di essere stato con noi per l'angolo tecnico. Grazie ad Alessandro Gibellino, che possiamo dirlo, la prima esperienza televisiva, ma si è andato benissimo. Troppo buono. Grazie Angelo Gibellino. Grazie a Corri Giallo Blu, Fabrizio Regnuto, Annalisa Pesaldo, grazie mille. Grazie al bellissimo Davide Rosa di Daily Basket. E grazie ad Angelo, ad Alberto in regia, grazie a Gianluca, grazie a Simone, grazie a Rita, grazie a Benedetta, grazie a tutti. Appuntamento la settimana prossima, ore 21, canale 114, in diretta streaming su GRP2, canale GRP. Arrivederci da Rino Manucci. Ciao, buon basket a tutti.